Oggi questi studi non ci sono, sull'idea che forse la soppressione che abbiamo esercitato negli ultimi anni in modo importante sulla febbre, in qualche modo non ha portato salute. Partiamo da una definizione, perché anche qui credo ci sia molta confusione, questa è una definizione clinica di febbre normale, ordinaria, per comprendere che la febbre non è una patologia. La febbre è un sistema che l'organismo attiva per cercare di risolvere un problema. E anche questo io credo sia un presupposto di base che tutti dovrebbero avere, perché se io considero un processo qualcosa di propositivo verso la salute, è chiaro che il mio comportamento, ciò che io penso di quella cosa, dovrebbe mutare in relazione a ciò che lui credo che sia, o lei come manifestazione. Allora, l'idea è che non viene vissuta come tale. Tanto partiamo con l'osservare che non viene vissuta come uno strumento propositivo per l'organismo. Propositivo cosa vuol dire? A me piace, come metafora, piace pensare a un inceneritore, che è molto brutto l'inceneritore, ma il concetto è quello di distruggere una massa di tossine. E il corpo ce l'ha incorporata, ce l'ha dentro questo sistema, la capacità di eliminare detriti in un modo definitivo. Allora, quello che dice è la risposta fisiologica dell'organismo a stimoli esogeni o endogeni, cioè esterni o interni, caratterizzata dall'elevazione della temperatura corporea al di sopra dei valori normali che variano dai 36, c'è chi dice 37,2, comunque in quello è il parametro. Non è uno stato patologico, bensì un sintomo che insorge in risposta a un determinato agente. Allora, è importante pensare che il corpo è predisposto per mantenere un equilibrio termico, e questo equilibrio termico è indispensabile per attivare i processi metabolici nella giusta velocità e quindi evitare di produrre sostanze tossiche, tossine, meglio più giusto dire, metaboliche, che potrebbero ingorgare la funzionalità dell'organismo. E quindi il mantenimento dell'equilibrio della termoregolazione è importantissimo. La febbre è uno dei processi, è uno dei sistemi, perché la sudorazione è un altro meccanismo interessantissimo che tutti i giorni noi possiamo attivare, se ci permettiamo determinate cose. Tralasciamo la sudorazione, perché sennò vado dentro in un file e mi perdo. Allora, questo permette all'organismo di attivare processi quotidiani in modo migliore per ridurre, evitare di produrre metaboliti intermedi nei vari processi che poi finiscono con inquinare l'organismo. Va bene? Secondo questo signore che si chiama Manuele Zeta Charan, che è stato poi la base di quello che è tutto un ramo di scuole che si sono sviluppate sull'equilibrio termico, lui dice una cosa interessante sulla febbre, per esempio, e dice che l'equilibrio termico dovrebbe portare ad avere un organismo che ha la medesima temperatura esterna rispetto a quella interna. E dice, quando la temperatura esterna è bassa, vuol dire che la temperatura viscerale è molto elevata. Vi riuscite a seguire? Riesco a spiegarmi a sufficienza? Quindi vuol dire che se io ho una temperatura bassa fuori, vuol dire che dentro ho un processo, tra virgolette, infiammatorio, va bene? Ho una congestione nelle viscere. Questo significa, nella direzione contraria, che nel momento in cui io riesco ad attivare il calore verso la superficie, uguale febbre, sto decongestionando le viscere. Ritorna? In questo modo, se io decongestiono le viscere, allora innanzitutto cosa succede quando ho le viscere che sono surriscaldate?